abbiamo parlato la scorsa volta di questa pianta e di come questa pianta deve essere curata per stare bene lei e per farci reddito a noi. Quindi ci deve stare qualcuno che ce la racconta e qualcuno che ascolta. E abbiamo incentrato il nostro ragionamento anche su questo aspetto, cioè quello di parlare, ascoltare e mettere in pratica quello che uno apprende. Ci siamo un po' entrati, nella conoscenza di questa pianta, abbiamo descritto alcuni organi, dagli ovuli, che sono gli organi di riserva, abbiamo preso spunto da questo aspetto per dire quando si potano le olive. Non si potano a novembre perché la pianta sta ancora lavorando, no, non lavora per i frutti evidentemente, ma lavora per se stessa, quindi accumula sostanze di riserva in questi organi e quindi non possiamo permetterci di potare nel mese di novembre. Abbiamo parlato di polloni, di succhioni, di branche, di tronco, di corde, insomma tutta una serie di aspetti fisiologici che ci consentono poi di parlare la stessa lingua quando andiamo in campo e ci troviamo di fronte alla pianta da potare. Potatura significa fare un intervento chirurgico per far star bene la pianta di trasformazione. Questo anche per sottolineare come deve essere la qualità dell'olio, che deve essere amaro, che deve essere piccante, perché il frutto è amaro e piccante. Insomma, tutta una serie di considerazioni che magari poi, grazie al nostro presidente della cooperativa Gianni Di Matteo, metterà a disposizione, penso, un video. La lezione scorsa è stata registrata. Senza non poco imbarazzo, per far fronte a questo disagio che io sto provando in questo momento, mi sono portato a un collega, perché così le cavolate dette insieme, cioè colpa di Nicola, me lo presento, è l'occasione per presentarlo, Nicola Mentore, è un collega che lavora con me all'Arsiam, lui si occupa principalmente anche di altro, però insomma è un esperto di biologico, un esperto di frutticoltura, anche non fosse altro che ha provato sulla sua pelle a coltivare melo sull'Arino, e poi magari vi potrebbe raccontare la sua esperienza, perché magari ha rinunciato a questa coltivazione, ai piccoli frutti, coltivava more, lamponi, ribes, pure ribes. Quindi insomma non solo andiamo in giro a raccontare quelle che sono le nostre conoscenze, ma evidentemente ci crediamo a tal punto che le mettiamo anche in atto nelle nostre aziende, e io in primis nella mia azienda olivicola ho 940 piante, cerco di fare il vaso policonico perché mi sono reso conto che da solo non posso fare niente, con qualche operaio riesco a gestire meglio l'oliveto in tempi più rapidi, è economicamente conveniente, perché pagare un potatore 65 euro al giorno quando magari mi potano dai 13, 14, 15 piante al giorno diventa veramente controproduttivo per me, che non riesco a vendere l'olio più di 7 euro. Non guardiamo l'annata di quest'anno, che è un'annata eccezionale. Io dico magari riuscissimo a vendere sempre a 7 euro, sarebbe veramente da reddito. Quest'anno non fa testo per quanto riguarda il prezzo, però anche a 7 euro dobbiamo stare attenti con le lavorazioni, quindi non possiamo perdere tempo con le forbicette, non possiamo perdere tempo anche nella raccolta. Potatura e raccolto per l'olivo sono le due voci del bilancio dove veramente ci massacrano, e quindi dobbiamo cercare di aiutarci con le innovazioni, con quello che ci offre l'innovazione, per cercare di abbattere questi costi. Certo, c'è un costo magari iniziale di investimento, immagino, che ne so, il pettine pneumatico, immagino al pettine elettrico o al seghetto elettrico, quello che volete, però è un costo che io vado ad ammortizzare con 3-4 anni tranquillamente. Se non chiamate gli operai, perché avete 300-400 piante e potete gestire il vostro vivete da soli, meglio, cioè quei soldi anziché darli a un operaio sono soldi che restano alla vostra azienda, vi pagate voi e vi ammortizzate meglio anche le attrezzature. Non solo,
ma non avete da criticare a chi vi ha operato, perché effettivamente l'avete fatto voi, non potete dire che l'avete fatto male, anzi l'avete fatto bene. Il discorso, così come dicevo al Presidente, è che è difficile, secondo le nostre indicazioni, andare a potare il vostro oliveto, cioè ciascuno di voi potare il proprio oliveto, secondo le nostre indicazioni, non sempre viene bene. Per quale motivo? Perché a voi dispiace tagliare, no? Voi dite, ma questa rama probabilmente fa olive, mo la lascio, mi dispiace. Quando invece noi suggeriamo di toglierla, ma non perché ci piace togliere la produzione, ma perché ci piace far star bene prima di tutto la pianta e poi formare la pianta in modo tale da poterla gestire rapidamente, come poi vedremo nel prosieguo di questo corso. Allora, andiamo avanti. Avete inquadrato voi che non c'eravate, più o meno su che lunghezza d'onda abbiamo lavorato. L'altra volta non l'abbiamo detto, però le domande le abbiamo lasciate alla fine della serata, però siccome poi chi aveva fretta, chi era stanco, qualcosa è stato detto ma non è stato detto, però magari se durante la chiacchierata avete delle osservazioni da fare, delle richieste particolari da fare, fatele, alzate la mano tranquillamente, un modo anche per evitare di addormentarci e quindi interagiamo tra di noi tranquillamente. Stasera facciamo una lezione, tra virgolette, non è una lezione, una chiacchierata a due voci, e quindi ecco, oltre a condividere l'imbarazzo delle camere, ci aiutiamo a vicenda per rispondere a quelle che sono le vostre esigenze. Eravamo arrivati a questa diapositiva precedente, vediamo un po' qui, no? Sì. Rami a legno, rami misti, rami a fiore. Questo non è un fruttifero, l'olivo, non possiamo considerarlo come un frutto, un pesco, un melo o un velo. Queste denominazioni sono state prese in prestito dalle piante fruttifere. È vero, ci sono anche nell'olivo, però insomma l'olivo, diciamo come la diciamo alla paesana maniera, abbiamo i mascolona e le femminelle, no? Che sostanzialmente sono i rami a legno, i mascolona, cioè i succhioni e i polloni, e le femminelle, i rami misti e i rami a fiore, messi insieme. Una cosa però che mi preme sottolineare è che ricordate che l'olivo, così come abbiamo detto anche l'altra volta, fruttifica su rami di 2 anni. Quindi io oggi, andando su un oliveto, posso individuare già dove sarà la produzione dell'annata che verrà. E in funzione di quanto è lungo questo germoglio, posso già ipotizzare se sarà un'annata buona o un'annata cattiva. Se l'oliveto, la pianta, non ha risposto con questo allungamento, perché magari non abbiamo l'abitudine di concimare il nostro oliveto e quindi è stato mortificato, vuoi per la siccità, vuoi per qualsiasi accidente, e quindi non c'è stato questo sviluppo, mettetevi l'animo in pace, perché sicuramente quella pianta non darà una produzione soddisfacente, perché non sa dove appiccicare proprio fisicamente questi frutti. E qui avevo aperto anche la parentesi per il superintensivo. Noi facciamo la potatura con la barra falciante. La barra falciante inevitabilmente non mi fa la distinzione tra ramo a legno e ramo misto o a fiore, ma mi taglia quello che trova davanti e solitamente mi butta giù tutta la produzione che noi dovremmo avere sui rametti di 2 anni. Qualcuno ha detto, ma io lo faccio un anno da questa parte, un altro anno lo faccio da quell'altra parte della parete. Va bene, però insomma l'intervento manuale ogni tanto viene richiesto, quindi diciamo tutto questo risparmio nella gestione della potatura del superintensivo tutto sommato non c'è, con tutto quello che poi insomma ne consegue, e lo abbiamo detto l'altra volta. La foglia, Nicola, tu ogni qualvolta c'hai qualcosa da integrare o da suggerire, fallo pure liberamente, io ti passo il microfono. E la foglia, dobbiamo conoscere anche la foglia, per quale motivo, insomma, è vero che ci si fa anche il decotto per la pressione, per chi ha problemi di pressione, adesso non ricordo se chi ha ipotensivo o ipertensivo, ma mi sembra che sia un regolatore della pressione arteriosa, magari Giorgio ci può aiutare questo, che ti ricordi? È frizzata ben poco.
però insomma viene utilizzata anche per questi obiettivi. E della serie che da questa pianta non si butta niente, no? Perciò era vero quello che si diceva nel passato: fammi povero che ti faccio ricco, perché c'era, offriva di tutto, offriva l'alimentazione, offriva il riscaldamento, evidentemente offriva anche salute, perché oltre all'olio che è salutare, anche le foglie possono fare un decotto che può dare benefici alla nostra salute. La foglia è particolare perché, vedete, verde sopra e grigio sotto, ma quel grigio è dato da una serie di peli stellati, formati proprio a maglia, che hanno il compito di regolare l'evapotraspirazione della pianta stessa. Nel senso che quando questa pianta va in stress idrico, perché non piove, perché è un'annata siccitosa, questa struttura di peli stellati fa in modo di recuperare anche l'umidità atmosferica della macchina, per esempio. Quindi incappia queste particelle di acqua, di umidità, e le favorisce assorbimento. In più, nelle ore più calde si chiude e evita l'evapotraspirazione. Quindi diciamo è una pianta che si presta bene anche in ambienti xerofilici, quindi dove c'è poca acqua. Infatti vediamo nelle nostre zone, le zone più marginali, a partire dal Gargano, sono colonizzate soprattutto da olivi. Questo per dire che l'impianto di irrigazione, in un nuovo impianto lo facciamo, sì o no? Se c'ho l'acqua, sì, lo posso fare, però l'irrigazione non la devo usare come la vado a usare per il vino o come la vado a usare per le culture industriali. La vado a utilizzare, l'acqua, soprattutto come soccorso. Questa non è una pianta che necessita di acqua. Abbiamo detto che anzi odia gli stagni idrici, quindi dovremmo essere anche bravi a gestire l'irrigazione, perché se facciamo depositare tanta acqua e creiamo un ambiente asfittico, anche complice il terreno che potrebbe essere tendenzialmente argilloso, la pianta potrebbe andare in stress idrico per eccesso, non per difetto. E quindi l'irrigazione da prevedere, ma solo come soccorso. Se non c'è, io posso gestirmi tranquillamente le risorse idriche con le lavorazioni. Se ho l'inerbimento, evidentemente non me lo posso permettere se l'ambiente è arido, ma se faccio la lavorazione, quindi in ambiente arido faccio la lavorazione, tenete conto che ogni qualvolta io faccio una lavorazione d'estate equivale, diceva un mio professore di agronomia, a due annaffiature. Ogni ripasso due annaffiature. Perché? Perché si rompono i capillari, no? Tutte quelle fessurazioni che si fanno nel terreno che aumentano la superficie evapotraspirante. No, immaginate il terreno, poi c'è la fessura che va giù, poi risale, quella è tutta superficie che si aggiunge alla superficie naturale del terreno, quindi aumenta questa superficie evapotraspirante e perdo tanta acqua. Se io le vado a rompere queste fessure, elimino, diciamo, quella superficie in eccesso che mi fa solo perdere umidità, mi fa solo perdere diciamo acqua che potrebbe essere utilizzata dalla pianta. Quindi la posso gestire la carenza idrica facendo delle lavorazioni. Qui in Puglia, ma anche a San Martino, si usa quella lama, no? Cioè questa lama che passa, mi taglia le erbe e nello stesso tempo mi chiude queste fessurazioni. Per dire che non è necessario passarci il francizolle, qualsiasi attrezzo, anche leggero, un vibro punt, potrebbe essere sufficiente per questo obiettivo. A proposito, se vuol dire proprio qualcosa in più quando riguarda la questione del... Se va bene vado sul campo, no? Sì. Allora, a proposito dell'inerbimento, considerate che in alcune aree, tipo Basilicata, molto più succitose dei nostri territori, hanno fatto delle verifiche da tempo e questo è venuto fuori che la presenza dell'inerbimento dà qualche cosa in più rispetto al terreno lavorato. Però è che il terreno lavorato va fatto, perlomeno in periodo siccitosi, con delle leggere lavorazioni. Sarà il vitro, sarà la lama, sarà qualche altro attrezzo di questi. Comunque, diciamo, serve solo a rompere la crosta essenzialmente. Perché se andiamo a fare la lavorazione profonda in un periodo siccitoso, otteniamo l'effetto contrario. Perché comunque facciamo asciugare tutto lo strato superficiale.
nel momento in cui c'è l'umidità della notte oppure la pioggerellina, non arriva la pianta, è comunque persa quel po' di umidità che può venire fuori dalla condensazione dell'umidità notturna, cosa che invece realizziamo all'interno di un sistema inerpito. Una volta qual è il vero limite dei nostri territori per i sistemi inerpiti? Soprattutto negli ambienti valdivi in cui creiamo un ristagno di umidità fondamentalmente, e nei primi anni in cui andiamo a instaurare questa nuova gestione. I primi anni c'è un equilibrio da realizzare, l'equilibrio riguarda sia i nutrienti, e in questo l'acqua è un nutriente importantissimo, che chiaramente quelli non sono gli spazi fisici che dobbiamo andare ad occupare. La radice della nostra pianta, per le lavorazioni che facciamo, è confinata al di sotto della suola della lavorazione, cioè, che comunque è quei 10-15 centimetri che sono interessati alle nostre lavorazioni. Nel momento in cui noi lavoriamo, la pianta tenderà comunque a tornare su, perché in quest'area superficiale si realizza un giusto equilibrio tra umidità e aria. E, diciamo, quindi in queste situazioni la radice è stimolata, è attirata ad andare verso l'acqua. Ma poi vince la competizione con le radici del sistema? Si deve instaurare l'equilibrio. In questo contesto, per esempio, una volta che la nostra si è realizzato questo equilibrio, le nostre piante infestanti, le nostre piante che vanno a costituire le spontanee, oppure se le abbiamo seminate, comunque le piante che vanno a costituire il nostro codico, vanno in equilibrio con la nostra pianta, perché la nostra pianta di suo ha la possibilità di attingere anche in profondità. Ipotesi che non ha la condizione, diciamo, di nutriente, non preleva, la quest'area se la porta più sotto. Andiamo un attimino sul pratico, per dire che cosa? Che l'inerpimento è ottimo, per quelle cose che diceva prima Nicola, però attenzione a gestire l'inerpimento, perché è vero il discorso piante spontanee è meglio che di quelle seminate, per tutta una serie di considerazioni, ma è anche vero che spesso noi non sappiamo gestire l'inerpimento, vuoi perché sfalciamo in un'epoca sbagliata, vuoi perché entriamo nell'oliveto pensando che ci possiamo andare perché tanto da altre parti non ci possiamo andare perché è bagnato, subito dopo la pioggia il primo oliveto a essere interessato dalle lavorazioni tipo raccolta o potatura è quello inerpito, perché tanto non mi sporca, no? Ci possa andare. Attenzione a questo discorso, c'è il compattamento anche a piedi. Il compattamento, soprattutto se il terreno è tendenzialmente argilloso, è una mina vacante per il nostro oliveto. Cioè, alla fine noi abbiamo dovuto lavorare oliveti inerpiti perché si erano diventati, diciamo, delle mugne, stavano lì, vegetavano e non vegetavano, proprio si erano incancrenite. Ridando un po' di ossigeno al terreno, le piante hanno ripreso. Questo proprio a significare che il calpestio a piedi o con i mezzi ha compattato eccessivamente il terreno e quindi ha reso asfittico l'ambiente, al di là del fatto che c'è o non c'è la cotica, voglio dire, no? Quindi insomma è un bene per certi versi, perché la pianta lavora meglio, perché tendenzialmente abbiamo detto che l'apparato radicale è fascicolato, quindi tende a venire sopra, la stessa sostanza organica che dà la cotica erbosa è un beneficio, il fatto di utilizzare l'umidità mattutina, no? Le primate anche di agosto e settembre, insomma i vantaggi ne sono tanti, però bisogna saperli gestire come ogni cosa, cioè conoscenza è necessaria. Il fatto che comunque è una pratica che non è che dice faccio l'inerpimento e sto a posto, no. Comunque l'attenzione è quella di non andare comunque in campo nel momento in cui c'è il terreno bagnato, specialmente con i mezzi. Non so se voi fa la semina sul sole, la negazione della semina sul sole viene fuori nel momento in cui andiamo calpestiamo il terreno. Non è il caso di andare a fare la semina sul sole sul terreno calpestato. Il terreno viene raccolto e si lascia a se stesso, dopodiché andiamo a fare gli interventi che ci servono per fare la semina. Però se noi pensiamo di poter passare tranquillamente su questo terreno, utilizzarlo come una pista o qualcos'altro simile, non è il caso. Il terreno comunque va rispettato per quelle che sono le caratteristiche del terreno, intrinseche proprio del terreno, che poi abbiamo una diversa risposta in funzione di quello che è il nostro terreno con cui abbiamo a che fare.
sulle argille ci comportiamo in un modo, sull'argilla che ha sostanza organica c'è la possibilità di intervenire diversamente. Se abbiamo delle situazioni di terreno sabbioso oppure che so io, bracciuolo, ci si comporta diversamente. Chiaramente questo fa capo a quella che è la vostra presenza sul campo. La gramigna è negativa con il riempimento spontaneo. La gramigna in Tunisia viene usata a fare gli inerbimenti del sotto i frutteti. Per quale motivo? Perché nel momento in cui arriva lo stress idrico, quella si ferma. Vegeta nel momento in cui ce l'ha. Però tutto sommato va bene pure la gramigna. Può andare bene pure la gramigna. Solo che visto lo muoiono. Mi crea la pandemia che fa entrare anche questo viaggiamento artificioso della vita. Non è l'ossessore che te ne volenza. Allora, ci sono 3 o 4 piante che ci creano grossi problemi anche mentalmente, perché intanto vengono fuori se abbiamo sbagliato qualche intervento. Se ricordate una fresa sulla gramigna e chiaramente c'è proprio una riproduzione che non finisce mai. Allo stesso modo, se per dire. Fintanto che non tirano fuori il seme non ci sono i nostri problemi. Una volta che voi vedete il fiore là disseminato c'è un inoculo di seme che vi durerà per anni. Quindi se facciamo per esempio l'inerbimento il primo anno c'è un'esplosione in questo cisto, perché vecchio da tutto qua non c'è. Nel momento in cui non lo sfacciamo prima che venga fuori il fiore, vedete che negli anni successivi non ne avremo più, ma non è che è sparito dal nostro campo, perché nel momento in cui noi andiamo a rimettere mano al terreno, a rilavorarlo per un qualsiasi motivo, oppure perché da una parte c'è, questo tirano fuori i semi che si trovano nelle condizioni di germinare e vengono fuori, e quindi avremo di nuovo l'esplosione di questo cisto. Va bene. Allora, adesso torniamo ai nostri rametti che dobbiamo tagliare o dobbiamo conservare. Gemme. Le gemme, è inutile che ci soffermiamo su questo aspetto, però mi preme sottolineare un aspetto che qui non è riportato, le gemme latenti, che sono quelli che ci sono e che noi non vediamo. Dove sono? Lungo tutta la branca, anche sul tronco. E che rispondono nel momento in cui subiscono delle sollecitazioni, soprattutto di carattere nutrizionale. Vi spiego. Se io vado a fare un taglio drastico su una branca, oppure ho una branca molto inclinata, e quindi c'è un rallentamento del flusso linfatico, io cosa vado a stimolare? Vado a stimolare quelle gemme latenti, cioè quelle gemme che ci sono ma non si vedono, perché sono il rallentamento linfatico e oppure l'interruzione di questo percorso linfatico fa sì che in un certo punto si addensa materiale nutritivo e dà origine, dà stimolo a queste gemme che fuoriescono. Ma questa fuoriuscita cosa provoca? Provoca la fuoriuscita soprattutto di succhioni. Quindi quando io faccio dei tagli grossi oppure taglio la testa delle mie piante, la pianta risponde come? Emettendo succhioni che vengono fuori da queste gemme latenti. Diciamo, chi si dà dosso asciutto? No, questa è l'affermazione più banale che un agricoltore può fare. Laddove prima non c'erano, adesso ci sono. Sono uscite da quelle gemme latenti perché abbiamo indotto alla vegetazione a venire fuori. Allora, i tagli grossi, a meno che non si tratta di riforma, noi non li dobbiamo fare quasi mai. Solo in caso di riforma parziale o totale, allora vanno fatti i tagli grossi. Noi dobbiamo fare tagli piccoli perché altrimenti andiamo a interrompere il flusso linfatico e quindi stimolare quelle zone dove abbiamo fatto il taglio grosso. L'esempio che mi viene più facile farvi è, che ne so, avete visto l'autostrada Ferragosto? Almeno nel senso che va verso sud, è stracarica di macchine. Se io faccio interrompo una corsia, che succede? Le code, quindi avendo le code c'è un disagio. La coda che io ho qui nella mia branca, nel mio olivo, provoca un disagio che sfocia nel succhione. Ok? Quindi dobbiamo stare attenti sia all'inclinazione delle branche
perché laddove c'è una curvatura è facile che ci sia l'esplosione del succhione, e sia ai tagli grossi che non dovremmo quasi mai effettuare. Allora, un modo anche per fare il riassunto di quello che abbiamo detto l'altra volta: la pianta quando deve decidere quanti fiori deve produrre fa un bilancio. Nel momento in cui fa il bilancio e ha delle risorse da spendere, investe nei fiori. Se non ha sostanze da investire, penserà a rivestirsi, cioè investe a legno. Perciò dicevamo, non dobbiamo mai impoverire troppo una pianta, non dobbiamo mai rendere lo scheletro visibile della pianta, perché se io spoglio una pianta dell'olivo, questa tende a rivestirsi. Quindi trascura la produzione e pensa alla vegetazione. Quando io vado a potare una pianta, questa deve stare in equilibrio. Equilibrio si dice tecnicamente vegeto-riproduttivo. Una pianta potata oggi, traguardandola così anche da lontano, non devo vedere lo scheletro, non devo vedere le branche che la costituiscono. Se vedo le branche, evidentemente ho spogliato troppo. Come reagisce quella pianta così spogliata? Producendo vegetazione e non fiori. Tenete conto che dei fiori, come abbiamo detto l'altra volta, anche se è abbondante, una fioritura abbondante, solo il 2%, massimo 2%, va a frutti. Un altro bilancio la pianta la fa a settembre. Se ha sostanze da spendere, porta avanti quello che ha prodotto come frutti. Se non ha sostanze da spendere, le butta giù. Questa rende questa pianta razionale. Ci piace usare questo termine per l'olivo, che è una pianta razionale, e questa razionalità la fa diventare una pianta secolare, a differenza di altre piante fruttifere che invece hanno una lunghezza di vita molto molto breve relativamente, diciamo, a quella che è una pianta vegetale. A San Martino qualcuno usa fare, oltre al trattamento con l'urea agricola, fa anche il trattamento col boro, perché pensa di dare una mano a questa pianta per la legagione. Modestamente penso che sia uno sperpero di soldi e di tempo. Per quale motivo? Il boro è un microelemento, cioè basta una piccola quantità di boro presente nel nostro terreno che la pianta non va in stress da boro, in carenza da boro. La carenza di boro come si manifesta nell'olivo? Si manifesta con la cinellatura, così come avviene nella vite. E se voi vi destardite a fare i trattamenti con il boro, male non fa, però fa male alla tasca, non fa male alla pianta, ma fa male alla tasca. Quindi, visto che dobbiamo parlare di razionalizzare le nostre risorse finanziarie, sappiate che non è proprio una necessità. Volendo, posso aiutare la pianta con un trattamento fogliare, ma con urea agricola, cioè la mia urea che io do all'oliveto. Lo posso dare anche quando faccio i trattamenti con la pompa, con l'atomizzatore. Perché? Perché l'urea è l'unico concime azotato che ha un titolo elevato che è solubile in acqua. Quindi quando vedete che la pianta è un po' sofferente, un po' incancrenita, se gli voglio dare una spinta vegetativa, vado a intervenire con l'azoto ureico, che costa poco, 46%, insomma, è una bella botta di azoto, quindi energetico. Chilogrammi e quintale di acqua, di azoto, di 2 kg. Allora, su ogni quintale d'acqua non più di 2 kg, un 2%. Altrimenti poi rischiamo di bruciare. Non voglio parlare anche di potassio. Ci arriviamo con la potassio. Allora, dopo la legagione, quindi fine maggio, primi di giugno, qui nelle nostre zone, abbiamo l'accrescimento dei frutti. Solitamente per fine giugno, primi di luglio, abbiamo già inizio l'indurimento del nocciolo. No, ci troviamo nella fase di acino di pepe. Le olive sono come un acino di pepe. Questa non è una fase eccessivamente delicata, è una fase naturale. Poi abbiamo la cascola dei fiori, la colatura dei residui fiorali. Insomma, vedete che in quel periodo vedete il manto di fiori sotto a terra.
Se avete da fare delle lavorazioni o regolare, diciamo, l'inerbimento, o fare una lavorazione con superficiale, quello è il momento per poterlo cominciare a mettere in conto. Non andateci prima, eh? I nostri anziani dicevano che nell'oliveto, quando sta in fiore, non ci si passa neanche a piedi. Ma per quale motivo? La fecondazione dell'olivo avviene grazie al vento, è anemofila, eh? È il vento che trasporta il polline. Il fiore è fatto in modo tale che ha una struttura dove il polline si appoggia, si appiccica, germina e va a fecondare l'ovulo. Se io su questa stigma, si chiama, che è diciamo appiccicoso, resinoso, se io vado ad attaccare, faccio attaccare della polvere, perché io magari ho passato anche con le macchine, no, sono queste strade sterrate, passa a tutta velocità, si alza il polverone, vicino c'è l'oliveto, in quella fase andare a far depositare questa polvere sopra i fiori aperti, pronti per la fecondazione, è un danno non indifferente. Quindi anche la pioggia, anche la nebbia, concorre a, diciamo, solubilizzare questa sostanza rischiosa, e quindi il polline passa, immaginate, fatevi il fenomeno, no? Passa, rotola e non si appiccica, non si attacca, e quindi non avviene la fecondazione. Un po' quello che è accaduto quest'anno, l'anno scorso, la scorsa campagna, che fine maggio ha piovuto, ha fatto freddo, insomma, tanti di quegli accidenti. Ora, se la pianta ha delle sostanze da spendere per difendersi da umidità eccessiva, nebbia o da piogge, lei interrompe il processo di fioritura, perché ha le sostanze che gli consentono di fare questo, e supera quel momento, e quindi poi riprende nel momento in cui ci sono le condizioni ottimali. Ma se non ha le sostanze di riserva per fare questo lavoro, non ha questa, diciamo, non ha questo benessere fisico, allora soccombe di fronte agli eventi meteorologici, quello che è accaduto. Quindi quando diciamo che l'annata scorsa è stata pessima, non è stata pessima perché, solo perché ha piovuto, ha fatto freddo, eccetera eccetera, è stata pessima perché noi non abbiamo messo, non siamo stati in grado di mettere la pianta nelle condizioni ottimali per poter superare quell'accidente meteorologico, okay? Quindi il nostro compito deve essere quello di far star bene la pianta attraverso la potatura e la concimazione. Nel momento in cui la pianta sta bene, riesce ad attutire i colpi. È come fornire la pianta di airbag. Se io facessi un incidente a 50 km all'ora senza airbag, mi faccio male. Con l'airbag mi faccio male lo stesso, un po' meno. Se poi vado più piano, non mi faccio niente, si rovina solo la macchina. Questo è il concetto che vi voglio dire, cioè cerchiamo di stare attenti quando parliamo, quando facciamo le vittime. A noi piace sempre fare le vittime, no? Cioè, quest'anno, poveri noi, no, poveri noi, perché non siamo stati bravi ad aiutare la pianta a stare bene. Quindi, dicevo, allegagione, da quel momento in poi devo stare attento ad altro, che la pianta ha fatto quel suo dovere. Devo stare attento ai parassiti, no? Prima dell'intrufimento del nocciolo ci potrebbero essere attacchi di tignola. La tratto la tignola? Solitamente non si tratta, anche se l'anno scorso un'associazione aveva previsto nel suo piano. Il problema è stato un altro, le associazioni tecnici non hanno prestato molta attenzione agli eventi di luglio, fondamentalmente, perché si aspettava una calura che avrebbe di fatto pulito o, diciamo, azzerato, ridotto sicuramente la popolazione della mosca, cosa che non è stato. E quindi, diciamo, chi si è trovato a fare il trattamento per la tignola e quindi ha fatto fuori anche la mosca, si è trovato avvantaggiato nel maggio successivo, che poi dopo che gli interventi sono stati fatti successivamente in agosto per contenere la problematica data dall'esplosione della mosca, non sono stati sufficienti, che fondamentalmente il danno, cioè il grosso del danno era già stato fatto. Quindi la tignola che fa? Abbiamo diverse generazioni, prendono le foglie, prendono i fiori e prendono i frutti.
quella dei fiori ci interessa poco, quella delle foglie meno che meno, quella dei frutti ci potrebbe interessare. Non la controlliamo perché anche i frutti, insomma, che cadono grazie a questo parassita non sono così tanti, per fortuna, anche perché questi insetti, anche se sono presenti, hanno degli antagonisti naturali. Se noi non ammazziamo il nostro oliveto con bombe chimiche, questo equilibrio si crea nei nostri oliveti, quindi c'è un controllo naturale. La mosca è diverso il discorso, perché lo dicevamo anche l'altra volta, la mosca, se non abbiamo un freno nel periodo invernale, e l'anno scorso non lo abbiamo avuto perché è stato un inverno mite, questa fa generazione su generazione, e quindi se non facciamo i trattamenti con rame, non riduciamo la carica batterica presente sui nostri oliveti, questa si alimenta in modo eccezionale e fa tutti quanti i 200 uova che deve fare, e li fa tutti in modo belli, vitali, cioè escono tutti fuori come adulti alla fine diventeranno. Quindi vedete, ci sono delle condizioni che ci fanno stare un pochino sereni per certi insetti, per altri insetti dobbiamo essere più vigili, e la mosca è uno di quegli insetti su cui dobbiamo vigilare. Ecco, fine luglio comincia a essere importante, non so se si può fare tramite cooperativa o anche singolarmente o fare affidamento alle associazioni, una volta lo facevamo noi come Arsia, ma sarebbe il caso di cominciare a mettere le prime trappole per vedere, per leggere il volo di questo parassita. Quest'anno, forti l'esperienza purtroppo che abbiamo avuto nell'anno passato, abbiamo già predisposto un sistema informativo a tutti i soci via SMS e stabiliremo un monitoraggio. Attenzione, io non so come va a finire questa questione. Perché... No, ti dico bene, il bene e il male. Il male, sapete qual è? Che si decide di mettere le trappole. Le trappole vanno messe secondo, diciamo, la rosa dei venti, no? Nord, est, sud, no, per tappezzare il territorio. Tappezzare il territorio di San Martino significa mettere un po' di trappole a est, un po' di trappole a sud, un po' di trappole a nord e un altro po' di trappole anche ad ovest. Allora, sapete dove cade l'asino? Non è la scelta delle aziende, perché uno pensa, cioè, hanno messo l'azienda da Iannone, cioè le trappole da Iannone, e ci crede, qui è un consigliere. Guardate, la trappola non mi dice niente da un punto di vista tecnico protettivo, mi dice se c'è o non c'è il volo. Ma chi la deve leggere la trappola? Cioè non è che Iannone, avendo la trappola, ha curato il suo oliveto. No, ha visto solo che c'è. Poi se lui non è bravo a fare i trattamenti, quella non mi aiuta a niente. La trappola dovrebbe leggere dei tecnici che analizzano i dati delle catture e poi danno l'allarme. Perché non è che io catturo 30 mosche e deve scattare l'allarme. Devo vedere la lettura successiva. Se io ne catturo 35 o 40, devo stare ancora tranquillo, perché c'è un continuo girovagare di questo parassita alla ricerca della femmina. Cioè, quello è un ormone che viene lanciato con quelle capsulette nell'ambiente e quindi attira, non mi ricordo se è il maschio o la femmina. Attira il maschio, a volte attira pure qualche femmina quando la popolazione è notevole, e si riconosce perché la femmina ha l'addome appuntito perché ha l'ovo depositore, mentre il maschio ha diciamo, l'addome arrotondato. Ecco, quando io catturo sempre maschi e in modo crescente, vuol dire che questo sta ancora in giro a cercare la femmina per l'accoppiamento. Quando il picco comincia a scendere, allora è pericoloso. Devo concentrare la mia attenzione sulle olive. Devo andare a vedere se ci sono le prime punture, se queste punture sono fertili, cioè se c'è l'uovo. Da quel momento in poi devo stare attento. Quindi vedete, anche la gestione della trappola, se uno non la sa fare, non dice niente. Bisogna saperla leggere, e non la può leggere, insomma, chiunque. La può leggere anche l'agricoltore, però deve essere informato. Cioè voi stasera siete informati che funziona così, se metteranno la trappola da voi sapete come vi dovete regolare. Dopodiché, ecco, giustamente la diffusione dell'allarme. Il monitoraggio lo fa la prova, non faccio la musica con queste, no. Ma comunque anche il singolo agricoltore
ha la capacità di fare questo, voglio dire. È più difficile da dirlo che da farlo, poi alla fine. Sì, se è stato insegnato, se non è difficile, se è una cultura e fertile, non ho mica. Però se si lancia un messaggio, allora, il discorso del conteggio non è un problema. Ogni settimana noi andiamo a contare quante mosche ha catturato la nostra trappola, intanto che il numero delle catture è crescente, non sto a preoccupare. Quando cominciano a decrescere, e allora mi devo preoccupare, cambia. Non sta più cercando, non è più nella ricerca dell'accoppiamento, ma già si sta accoppiando, quindi sta andando a depositare. E questo dopodiché dobbiamo vedere, una volta che abbiamo stabilito questo momento, andiamo a fare il conteggio sulle nostre olive. Preleviamo le nostre brave olive, i numeri, dopo alla fine facciamo fuori, diamo fuori i numeri, quello voglio dire. Andiamo a prendere le masse olive, andiamo a vedere quante punture ci sono. Devo tirare fuori la percentuale, lo faccio su 102, lo faccio su 10. Facciamo, allora andiamo a vedere se lo facevo quest'anno su 100 truppe, qualcuno mi dice già ce ne stavo facevo pure facciamo questo prelievo delle truppe e andiamo a fare l'analisi delle punture che noi vediamo. Le punture, una volta che durante il periodo si risulta molto evidente, sono delle, una base triangolare. Fin tanto che vediamo queste punture, le punture ci siamo, dobbiamo vedere se sono fertili o meno con una taglierino, con una lametta, molto semplicemente si va a tagliare questa sulla puntura, se c'è un canalicolo oppure vediamo proprio l'ovetto deposto, vedete voi che chiaramente è una puntura fertile, perché la mosca come comportamento suo va pure a assaggiare le varie truppe, perché deporrà l'uovo solo dove la truppa dà le possibilità di sviluppo. Cioè ci serve, c'è modo di far sviluppare il nostro, la nostra larva successivamente. Nel momento in cui fa solo una puntura d'assaggio, realizzi che quel non gli piace, per qualsiasi motivo, è troppo asciutto, ci sono delle componenti fenoliche che non garradisce, quindi passerà ad altro. E quindi infatti le olive più attaccate sono quelle lucide, no, quelle lucidate dal vento, oppure stanno sopra più in alto, più grosse e più tenere. Sono le prime ad essere attaccate, e quelle ad est, giustamente prima qualcuno diceva bisogna stare attenti ad est, perché laddove c'è più luce anche il parassita preferisce la luce. Quello che si voleva dire anche, trattamento a base di rame, l'abbiamo detto, no, abbinare anche un trattamento di rame è repellente per questo insetto, perché nella ovodesposizione, anche nell'assaggio, no, nel nutrirsi di questo parassita, quando il succo cellulare viene inquinato da questo metallo non lo gradisce, quindi magari preferisce andare altrove. Un'altra particolarità di questo parassita: quando mette l'uovo lascia un feromone, cioè lascia un odore, lascia un segnale per dire a un'altra mosca che sta arrivando di dire passa avanti che qua già ci sto io. Questa è stata l'invasione tipica dell'Italia, no? L'invasione libica della mosca nelle nostre truppe è stata questa, cioè ci hai messo il segnale che ci sta già tuo figlio, non me ne frega niente, ci resta pure mio figlio. E dove sta scritto che tuo figlio è meglio del mio? Cioè, veramente abbiamo avuto un'annata drammatica proprio per questo motivo. Allora, io ho contato addirittura su una truppa, cioè anche le foto sul cellulare, 17 punture, 17 punture. Sembrava che aveva la varicella quella truppa, una cosa allucinante. Trattamenti, per poi arrivare all'invaiatura. Trattamenti: se siamo in un'annata normale, solo se abbiamo un attacco superiore al 10% di truppe facciamo il trattamento. Se abbiamo un attacco inferiore non sprecate soldi, perché evidentemente sarà sufficiente fare una raccolta anticipata, sempre però relativamente all'invaiatura, e non riusciamo a controllare tranquillamente questo parassita. Cioè i danni che farà questo parassita non saranno, diciamo, tali da giustificare i soldi che noi spendiamo per il trattamento. Ok? Quindi è stato stabilito intorno al 10%, per le olive da mensa 2%, perché lì evidentemente è diverso il discorso, no? Vedere una truppa bacata, insomma, chi se le deve mangiare non è cosa gradita, per cui si tende ad abbassare questa soglia economica.
Per le olive da mezzo, da olio invece la soglia di intervento è intorno al 10%. Trattamento con, dipende dal tipo di coltivazione. Se siamo in regime biologico, con prodotti contemplati da questo tipo di coltivazione. Se siamo nel convenzionale, ci sono prodotti che offre il mercato, più o meno costosi, e più o meno che garantiscono la copertura di questo parassita. Una cosa che dovete sapere, se noi usiamo dimetoato, questo ve lo diciamo per esperienza, nell'etichetta voi leggete 30 giorni di carenza. Allora poi dite, io faccio il trattamento il primo di settembre, sto a posto fino al 30 di settembre. No, un conto è la carenza e un conto è l'efficacia. L'efficacia stiamo sempre intorno a 15 giorni, poi dipende se piove, se piove una continuazione, cioè se c'è il dilavamento, in quel caso forse l'efficacia non arriva neanche a 15 giorni. L'efficacia è quando io faccio l'uovo e questo uovo nasce dal larvetto e muore intossicato dal prodotto che sta nella truppa. Quindi dovete stare attenti, io non dico di fare i trattamenti ogni 20 giorni, però vigilare dopo il 15° giorno, 17 giorni, andare a vigilare per vedere se ci sta un arrivo di altre generazioni, altri attacchi, perché se ci sono altre punture fresche e ve ne accorgete perché sono belle. Chiariamo pure, il discorso del monitoraggio tramite le trappole non è legato solo all'avvio del trattamento, è legato anche alla gestione di tutto il periodo. Che faccio il trattamento, però se c'è necessità torno a fare il trattamento. E la necessità la evidenzio con le trappole, con le catture. Un'altra cosa, quest'anno la scarsa efficacia del dimetoato, dicevo che può essere imputata proprio all'eccessiva rapidità della stagione estiva, perché c'è stato un dilavamento continuo, per cui l'efficacia dopo 4-5-6 giorni c'è una pioggia abbondante. In questo caso si consiglia di mettere sempre il bagnante, che non solo favorisce, diciamo, la buona distribuzione del prodotto sulla parte aerea, ma consente una maggiore stabilità, persistenza sul prodotto. Però il bagnante comincia a essere un costo aggiuntivo, non tutti ce lo mettono, dice ma il mio fa la schiuma, ci sta pure il bagnante con l'antischiuma, quindi insomma le scuse quando vogliamo le troviamo tutte. Però principalmente perché magari uno dice ma non ci aspetta pure 5 euro da di bagnante. Non pioverà. A parte a luglio, agosto. Allora, però il relazione di lavante del prodotto e della relazione di lavante la pianta è in attiva vegetazione, quindi idrata molto, diciamo, le sue parti, e questo, diciamo, pure le drupe. Chiaramente se la presenza del bagnante che cosa aiuta? In pratica il prodotto che noi indirizziamo resta attaccato e c'è maggiore penetrazione, permeazione della truppa. Non è perché nel fare il trattamento senza bagnante c'è la possibilità di dilavamento, diciamo, più o meno accentuato. Se invece ci mettiamo il bagnante, chiaramente questo resta attaccato alla superficie dove abbiamo il prodotto. E in questo incide pure il discorso delle condizioni nel momento in cui andiamo a fare il nostro trattamento. Tira vento, tanti aspetti da prendere in considerazione, ma questo è un altro corso che avete già fatto voi tutti, è vero? Più o meno. No, questo per dire, vedete quante cose bisogna sapere, non è che ci si prende il trattore, dicevo il trattore ce l'ho, la pompa pure, ma hanno detto che ci devo mettere il rotolo, metto io una bottiglia di rotolo, mi metto sul trattore e faccio il turista nel mio oliveto a fare il trattamento. No, bisogna avere le conoscenze, sempre per dire quello che abbiamo detto la prima sera. Se conosco, evidentemente so gestire l'oliveto, se non conosco vado così a naso, per sentito dire, per aver visto fare, ma non è questo, diciamo, il nostro obiettivo. Poi non possiamo lamentarci e dire come ha fatto la scimmia, no? Puntare sul caso, fare gli scongiuri. Speriamo che non ci vediamo mosco quest'anno. In governata come l'anno scorso, dove si è visto che non ha fatto freddo, quindi molte mosche sono sopravvissute, si poteva intervenire sulla mosca con trappole proteiche, trappole,
diciamo dato le connesse proteiche avvelenate, sono fatte una lungimiranza straordinaria, propagandano, cioè quel monitoraggio che si fa nel periodo in cui ci sono le olive, farlo quando le olive non ci sono diventa quasi insomma problematico. Qualcuno già quest'anno ha detto, io sono andato a potare il mese di gennaio, i primi di gennaio, c'è una casa. Io ho fatto, potavo, ho visto un sacco di mosche, ma è normale che ci sia, non ha fatto molto freddo, ha fatto freddo solo verso la fine del dicembre, no? Con due o tre giorni di freddo. Quindi vedere della mosca in giro nell'oliveto a metà gennaio era plausibile, ma che faccio? Metto a fare il trattamento? Alcuni tecnici lo consigliano, abbassare la popolazione nel tuo oliveto. Assolutamente no, io non penso che non sia veramente fare la guerra all'intenzione. Penso che ci sia un abbassamento naturale. Una cosa che potremmo fare, quello che si faceva anche nelle ciliegie, no? Nei frutteti di ciliegio, solitamente per combattere la ciliegis capitata, d'inverno si usava arare il ciliegeto per buttare giù diciamo le drupe di ciliegio sotto in profondità, o le larve che si erano lasciate cadere e si erano imbozzolate nel terreno, di buttare a una profondità eccessiva, di modo che quando poi alla ripresa dei calli soffocavano, quindi morivano per asfissia e facevano fatica a venire fuori. Però insomma, facciamo danno che bene. Sì, in questo caso sì, andare a fare una lavorazione profonda quest'anno, magari dove l'oliveto non ha mai avuto un tipo di trattamento del genere, perché magari le olive io non le ho raccolte, le ho trovate tutte per terra, lì probabilmente ci sta anche la lappa imbozzolata, quindi che devo fare? La devo veramente rovesciare un po'? No, si imbozzola e se non fa freddo non muore. Ok, andiamo avanti. Allora, dicevamo, il segreto in un'annata normale, io dico anche di dimenticare questa annata, la dobbiamo ricordare per far tesoro di quello che ci può capitare, ma l'annata di quella dello scorso anno noi la dobbiamo dimenticare perché è stata una cosa eccezionale, ok? Non si ricorda un'annata simile a memoria di uomo. Se chiedete a chi ha la fortuna di avere i nonni o i genitori anziani, chiedete. L'annata più drammatica per l'olivicoltura se la ricordano nel 1956, ma legata alla gelata del 56, poi alla gelata del 62, però anche negli 80, però per quanto riguarda la mosca non ricordo, ma non è stato così drammatico come drammatico solo a San Martino, mentre questo è drammatico per tutti. Va bene. Allora, consideriamo la pianta tradizionale, diciamo normale, per le nostre zone. O si fa un solo trattamento, se ce n'è bisogno, nel mese di settembre, quindi di settembre, perché a settembre inizia l'abbassamento di temperatura, lì sono le prime piogge solitamente, e quindi iniziano a verificarsi le condizioni ottimali per questo parassita. Allora bisognerebbe intervenire dopo il monitoraggio. Un modo per sfuggire veramente alle generazioni pericolose è quello di raccogliere le olive ad invagliare, che non solo è l'epoca ottimale per raccogliere le olive per la qualità dell'olio, ma è soprattutto anche un modo per sfuggire alle invasioni più alle generazioni più pericolose di questo parassita, perché tanto di olio la pianta in questo frutto non ne mette più. La qualità tende a scemare perché ho perdita di polifenoli con l'avanzare della maturazione, e quindi insomma io sfuggo la mosca e nello stesso tempo ho un olio di alta qualità perché ho un livello di polifenoli straordinario, pago un po' più di molitura perché porto olive un po' più ricche di acqua, però tutto sommato ho una qualità buona. Ok. Questo l'abbiamo già detto, è una pianta che resiste al caldo, eccetera, eccetera. Queste sono le zone dove solitamente si produce olivo, vedete anche una buona zona intorno ai laghi della pianura padana, un po' Trieste, quella zona lì che poi sfocia anche nella Croazia. Oggi a queste aree, che sono le nostre, si aggiungono altre aree
che non sono nostre, Australia, Sudafrica, a geniale su qualcuno anche la Cina, cioè, cominciano a vedere che questo è un prodotto richiesto, l'olio è un prodotto, viene richiesto, viene consumato, hanno cominciato a capire le qualità anche nutrizionali e salutistiche e quindi insomma la gente vuole investire in questo settore, in questo comparto. Evidentemente però, come si diceva, c'è stata un'olivicoltura in California, la California ha un'estensione straordinaria, la fortuna dei paesi del Mediterraneo è che anche la mosca è arrivata in California, perché se lì originariamente non c'era, è arrivata l'olivicoltura ma non c'era la mosca, quindi loro evidentemente devo pensare anch'io, avevano bloccato, hanno bloccato tutti gli alimenti quando si parla di portare, si va anche in vacanza, ti tolgono tutto quello che è alimentare. Evidentemente qualcuno ha pensato bene di portare un po' di larve di mosca, e la mosca ha preso piede anche in California, quindi hanno che bel da fare anche loro, perché hanno la mosca ma non hanno ancora gli antagonisti della mosca, e quindi insomma quello che noi patiamo qua hanno patito pure loro, forse anche lì, però lì sono anche attrezzati per fare trattamenti di massa, c'è gli antagonisti la mosca, e ricordo certo che c'è la mosca. Non è solo quello, no, la mancia, gli afidi. Adesso non me lo ricordo, però ci sono degli insetti che parassitizzano anche l'uovo, ma anche la mosca, l'adulto, quindi esistono, cioè ci sono. Nell'oliveto, ricordatevi sempre, c'è sempre un equilibrio. Insetti buoni, insetti cattivi. Soprattutto per esempio anche per la sessenzia olea, cioè il mezzo acino di pepe. Se voi ci fate caso, quando prendete una foglia, c'è qualche mezzo acino di pepe, la cocciniglia, vedete che ci sono dei fori sopra allo scudetto, a questa superficie. Quel foro è l'uscita del parassita. Quindi vuol dire che quello c'è, ma non mi deve dare problemi perché è stato parassitizzato. Quindi tutti le neanche che stanno sotto a questo scudetto, i figli, sono stati mangiati da questo parassita. Okay. Quindi lo ripeto, state tranquilli, c'è un suo equilibrio, se non viene bombardato dalle bombe chimiche che usiamo, che abbiamo usato anche a San Martino fino a qualche anno fa, perché noi quando andavamo a fare monitoraggio nelle aziende, oltre a trovare le bottiglie di dimetoato ancora in quelle bottiglie di alluminio, mettevamo le trappole, mentre in qualche appezzamento c'erano catture, in quell'appezzamento non c'erano mai catture. Allora alla fine, ma tu chi fai? No, io non ho fatto niente. Alla fine scoprivamo che hanno fatto quel prodotto che avevano 90 giorni di carenza, quindi lo facevano a fine luglio e stavano coperti fino alla raccolta. Proprio della bomba chimica. In effetti questi sono esseri fosforici, creano problematiche di ordine neurotossico anche alle persone. Ogni tanto mi capita di fare i corsi, io ho fatto questo intervento, poi la sera. Però la sera mi è venuto il dolore del testo, come mi viene sempre. E tu guarda che quella è un'indicazione. Cioè non è che il dolore del testo è venuto per un caso, perché sei stato a contatto con dei prodotti chimici che ti hanno originato quella reazione. Finché è una reazione immediata, uno realizza che si è fatto male e mette il provvedimento. Ma quando sono queste situazioni, come metti in conto che gli sta bene questo dolore di testa a fine giornata, non va bene, perché questo si accumula, il problema viene poi nel piano. Giusto un po' di terrorismo, ogni tanto non guarda. Ok, allora andiamo avanti, anche perché di potatura stiamo parlando poco, però stiamo parlando perché stiamo conoscendo meglio questa pianta. Concimazione, argomento tanto a voi caro. A San Martino, lo sappiamo per certo, si usa solo ed esclusivamente, quasi solo esclusivamente, l'urea. Va bene? Va bene, perché tu vedi la pianta bella ricca, bella lussureggiante, ma l'urea non è l'azoto che sta contenuto nell'urea, non è il solo elemento di cui questa pianta ha bisogno. Anzi, ricordatevi la teoria che la produttività di una pianta è legata alla presenza del minor elemento, no? La teoria quella della tina. Le doghe, se rappresentano le doghe, sono ogni elemento,
l'acqua uscirà laddove, se io lo riempio d'acqua questa tina, laddove ho la doca più corta. Quindi la dotazione di quel macroelemento presente in minor quantità la sarà, diciamo, tarata la produttività del mio oliveto in questo caso. Allora, l'olivo che cos'è? È una pianta che ama che cosa? Ama tantissimo, l'abbiamo detto l'altra volta, il potassio, una pianta potassofila. I nostri terreni, abbiamo anche detto che sono ricchi di fosforo e potassio, ma sono ricchi di un azoto, di un fosforo e potassio che sono fortemente trattenuti da poter assorbire il terreno. Come dobbiamo fare per renderlo disponibile alla pianta? Cercando di acidificare il pH del terreno. Con che cosa? La cosa che mi viene più semplice da pensare, il letame, se lo abbiamo, se no anche con cimici organici, no? Quello che si diceva prima, il pellettato, che si può fare con i residui dell'estrazione dell'olio, quindi con la sanza, potrebbe contribuire non poco a migliorare la struttura del terreno, quindi a far cedere queste sostanze alla pianta. Vedete, il potassio poi tra l'altro contribuisce anche al grado di inoleazione delle nuvole, cioè contribuisce alla resa di olio. Poi provate a fare una buona concimazione di, a base di potassio, e il riscontro lo trovate subito nella resa dell'olio. Se il vostro oliveto rende solitamente 13-14 litri, in quel caso si innalza sicuramente di qualche punto, e questo non è cosa da poco, soprattutto se abbiamo dei prezzi di olio, dell'olio sostenuti. Allora, se dobbiamo dare una ricetta di come concimare il nostro oliveto, dobbiamo tenere presente una formuletta, un rapporto che potrebbe essere 1, 1,5, 2, a crescere, per metterla semplice. Se andiamo sui libri probabilmente troviamo altri rapporti, non mi interessa. L'importante è che io vada a sottolineare che voi, a voi resti il discorso che deve primeggiare il potassio. Quindi mi devo costruire un titolo, perché in commercio purtroppo non ce ne sono, che abbia un titolo dove l'azoto sia rappresenta una unità, il fosforo 1,5, il potassio 2. Se io, per esempio, una volta si usava il 12-12-12, lo ricordate? 10-10-10. Allora dovrei avere un concime potenziale 10-15-20. Quello sarebbe, diciamo, un concime che potrebbe andare bene per le nostre esigenze. Impariamoci a costruire i nostri concimi. Se abbiamo l'urea, che è già al 46%, se abbiamo il 19-21 per fosfato, che è già 20% di fosforo, se abbiamo il solfato di potassio, che è già 50% di potassio, allora impariamo a costruirci il nostro concime. Ma io ci devo passare 2 volte, 3 volte, passaci pure 4, però un conto se ti vai a comprare l'oliveto, che te lo vendono come un concime per l'olivo, che costa 45-50 euro al quintale, è un conto se tu dai un titolo, una percentuale di questi elementi più alti a un prezzo molto più contenuto, anche se ci devi passare più volte, ok? Ma quindi in epoca diversa, no, l'epoca diversa. Allora, fosforo e potassio li posso dare anche subito dopo la raccolta, appunto. Che viene mantenuto fortemente al terreno, non lo perdo. L'azoto, l'urea, lo devo dare in questo periodo, perché effettivamente alla ripresa vegetativa, perché con il caldo viene mineralizzato l'urea, prima in azoto ammoniacale, poi in azoto nitrico, e quello che poi viene assorbito dalla pianta, okay? Ma non a ridosso della fioritura, attenzione, perché a ridosso della fioritura io potrei dare un input, uno stimolo troppo vegetativo alla pianta, una spinta notevole che potrebbe far abortire i fiori, ok? Quindi quello che si faceva per il pomodoro, non so se qualcuno di voi mette il pomodoro, nel pomodoro a livello industriale il primo palco fiorale, il primo che allega, solitamente è quello che tocca terra e marcisce. Nella raccolta meccanica quel pomodoro marcio mi crea problemi, i nastri, tutta una serie di situazioni. Allora si tende a farlo abortire il primo palco fiorale, come? Con il nitrato di calcio. Che il nitrato di calcio è quella forma azotata più rapidamente assimilabile dalla pianta, e quindi arriva questa spinta energetica che mi fa abortire il primo palco fiorale. Ok? Via fogliare invece questi elementi? Fosforo e potassio, fogliare,
costa l'ira di Dio, se c'è, io non ne conosco, probabilmente ci sarà, però nella fertilizzazione si usa il fosforo e il potassio, però fertilizzazione. Ci sono miscela, ma costa, non vale proprio. Non vale la pena. Già composti insieme, però costano rispetto a quello che fanno. Perciò impariamo a farli da noi. Io so che l'urea c'ha 46%, quindi. Rispetto alla quantità presente di azoto non costa niente, è la forma di azotato che costa meno di niente qua. Poi ecco, ci sta il gold, il blu, come si chiama? Nitrofosca. Però stiamo sempre nell'ordine del 15-20, massimo 20% di composto, di elemento poca cosa. Calciceramide, insisto, anche da ieri sera, l'altra sera, calciceramide, sì, però la calciceramide costa molto. Allora, la calciceramide si usava e si usa sicuramente negli occhi, che a parte quello che è l'effetto fertilizzante, ha un effetto irritante sia per gli insetti che per gli insetti terricoli che si possono trovare. È importante fare la concimazione, però la pianta o la semina non può avvenire subito, deve aspettare una settimana. Perché diversamente brucia quello che c'è. Non è un caso che a differenza degli altri concimi la calciceramide è con la semina di irritante. Quindi bisogna prestare attenzione anche nel momento in cui andiamo a testare. Cioè, i concimi adesso stanno, tutti questi sono protetti, diciamo, dei meccanismi di protezione che tendono a distribuire, a dare un rilascio graduale della comunità fertilizzata, quindi c'è una marea di concimi da poter andare a finire. È importante per i nostri oliveti, specialmente quando non si adottano discorsi, diciamo, per il contenimento della sostanza organica, andare a indirizzarci verso quelli che sono dei concimi che hanno una matrice organica. Danno poco fertilizzante, però la componente organica che ci può ad arricchire la sostanza organica del nostro suolo è presente. Tenete presente che la sostanza organica rappresenta un po' il volano di tutta quella roba che noi buttiamo nel terreno. Perché il terreno da solo sarebbe sterile, noi buttiamo il concime, piove, va via tutto. Se c'è la sostanza organica viene assorbita e quindi viene poi rilasciata e reso disponibile per le nostre. Questo è il motivo per cui consigliamo la trinciatura, per esempio, dei residui di potatura. Anche se ci sta, per esempio, qualcuno dice, ma se ci sta un po' di rogna, quelli converrebbe bruciarli. Ma se c'ho un po' di rogna qua e là, non è che il fatto che io tringia tutto aiuta a diffondere questo batterio, perché quel batterio purtroppo io ce l'ho già nella pianta. E non è che bruciando i residui di potatura alla fine vado a ridurre la popolazione di quel batterio. Sì, qualcosa contribuisce, però alla fine se io perdo sostanza organica preferisco invece tringiare per avere più sostanza organica, per questo discorso anche di, diciamo, di gestione dell'alimentazione. Il discorso della rogna, la rogna è un batterio ed è una problematica legata alle ferite che si creano sulla nostra pianta. Se la pianta è vegeta, non ha problemi di ferite, il batterio non si crea proprio. Il problema della rogna viene fuori dopo le grandinate, dopo le gelate o nel momento in cui noi andiamo a fare pure la raccolta meccanica determina questo, dobbiamo dire quello. E quindi in queste situazioni, ripeto, dove abbiamo questo problema, fare un trattamento a base di rame va bene, perché è cicatrizzante ed è l'unico prodotto consentito per le batterie. Scusa, e com'è che solo salvando le varietà ci sta sta roba? C'è un altro aspetto ancora da considerare, il ventaglio delle varietà non rispondono tutte allo stesso modo. Alcune varietà sono molto suscettibili, insomma, ed è un continuo. Da noi facciamo, diciamo, si avverte meno. In alcune situazioni, quando abbiamo sbagliato la varietà, abbiamo queste che l'aria stessa le fa infiltrare. Se appartiene nuove varietà, perché sono allora? Perché le varietà vecchie non quantomeno hanno meno rogna? Se fate caso, vediamo come risponda. Se fate caso a quella argentina della rina, una volta che ha preso la rogna, tende a isolare il pozzo, diciamo, il cancretto che si viene a creare, quindi lo espelle di suo, a meno che quest'aria piena viene, allora la cosa è. Però le altre varietà, questo cancretto non si isola, ma resta piuttosto aperto, si può.
perché questo? Perché questo è la risposta delle varietà locali è collaudata nell'arco di millenni di anni. La varietà che noi conosciamo oggi l'abbiamo detto l'altra volta, no? Nella scelta di fare un nuovo impianto, sì, noi dobbiamo sempre prediligere le nostre cultivar, ma non perché siamo campanilisti, perché quelle ormai si sono adattate al nostro ambiente e quindi insomma hanno risposto. Se c'è stata una selezione naturale nel tempo, evidentemente io devo utilizzare, devo sfruttare tra virgolette quella selezione. Impiantare una nuova cultivar, che sia spagnola, che sia toscana, poco importa, però è sempre un rischio, perché posso andare incontro a questi eventi che magari nessuno mi descrive preliminarmente, anzi mi dicono sempre che quella è una bella cultura, che produce tanto, che fa le olive a grappoli, eccetera, eccetera. Però poi le cose negative le scopro sulla mia pelle e allora a quel punto non può dare. Un'altra cultura che per fare nella zona, io però qualche piano, la pelle di non lo faccio. Vabbè, magari ci avrà altri difetti, la pelle sarà magari più sensibile alla parte importante quando riguarda la scelta delle cultivar, intanto legato al discorso fitopatologico, che comunque poi c'è un altro aspetto non trascurabile. Noi dobbiamo vendere un olio del nostro piuttosto, se noi vogliamo vendere l'olio che si fa con la cultivar greca o israeliana che sia, sarà pure uno, però non è l'olio nostro e non riusciremo a dietro a identificare questo prodotto. Nel momento in cui produco un prodotto standard e non ho modo di caratterizzarlo diversamente, quel prodotto standard, lo stesso che faccio qua, lo faccio in Argentina, lo faccio in Australia, quindi il mio prezzo di riferimento alla fine dei conti non è quello che riesco a spuntare con l'oliva del territorio, ma è un prezzo che viene sul mercato mondiale e siamo nell'ordine delle 2,5 euro più o meno, se va bene. Torniamo a ciammare. Allora guardate un attimino, le carenze le posso leggere sulla pianta, no? Non mi soffermo su questo aspetto perché insomma è difficile trovare i nostri oliveti in quelle situazioni. Mi piacerebbe dire qualcosa su queste foglie gialle, perché spesso ci telefonano in ufficio per dire mi viene a vedere i nostri oliveti perché magari c'è una pianta che si sta ingiallendo. Ora chiariamo una cosa: l'olivo è una pianta sempreverde, ma è una pianta che sostituisce le foglie, non è che è la foglia è secolare, la foglia è biennale, cioè ogni 2 anni viene sostituita. Nel momento in cui muore, ingiallisce. Allora, imparate a leggere il ramento dell'olivo. Se io ho delle foglie, diciamo, non nella parte apicale, ma nella parte basale, delle foglie ingiallite, quella è una questione naturalissima. Cioè l'invecchiamento naturale della foglia che muore, ingiallisce e quindi poi cade, quindi non vi dovete preoccupare. Se trovate invece il rametto, tutto il rametto ingiallito, allora comincia a essere un problema fitosanitario, potrebbe essere verticigliosi oppure alimentare, in questo caso carenza di azoto. Okay? Quindi insomma cercate di rapportarvi con la pianta con un occhio critico, però lo possiamo fare solo se la conosciamo. Solo se sappiamo che l'olivo cambia le foglie ogni 2 anni, se non sappiamo uno va in panico. Questo è un aspetto pure importante, non di cui andiamo a quotare. La pianta di suo abbandona le foglie o i rami che stanno in ombra. Questo avete già visto, penso, per quanto si parla di questo. Allora, io scorso, poi queste diapositive vi vengono date come fotocopie, se volete le approfondite, però insomma quello che vi dovevamo dire ve l'abbiamo detto. La corretta concimazione, la quantità, come, quando distribuirli, insomma sono cose che più o meno sapete che non lo dovete buttare vicino al ciocco ma lungo la proiezione, no? Come si diceva, l'ombra di mezzogiorno l'altra sera, ok, le sapete benissimo, quindi trascuriamo questo aspetto, se no andiamo, la quantità è importante, perché la quantità è... a San Martino ci sono varie persone. Allora c'era una diapositiva prima, adesso la ripeto. 100 kg di oliva asportano 900 g di azoto, 200 g di fosforo e 1000 g di potassio. Allora, io posso fare una concimazione in funzione a quello che la pianta ha asportato per produrre quella quantità. Se voi dite il mio olivo quest'anno non ha prodotto niente, non ha asportato niente, quindi io devo ridurre la concimazione, è inutile che vado
a incrementare una dose di azoto quando poi quello rischia di perderlo e la pianta non la utilizza. Per produrre 100 kg di olive, 2,7 kg di azoto, 600 g di fosforo e 3 kg di potassio. Cioè tutte formulette che mi dicono che se la pianta produce, aspetta, e io la devo reintegrare. Quanti di voi fanno la concimazione tutti gli anni? A San Martino? Sì. Ma se andiamo già a Casa Calenda, la concimazione non sanno neanche che è. Per dire che non c'è questa abitudine, non c'è questa cultura di ridare alla pianta quello che lei ha consumato per produrre. Già il fatto che voi date qualcosa alla pianta, già questo è un bene. Mo dice, ma a San Martino dicono solo urea, a San Martino dicono 3 kg a pianta. E dite un numero così, ad capocchia, ma non ha senso, perché 3 kg a pianta possono essere tante e possono essere poche. Possono essere tante rispetto all'asportazione, possono essere poche rispetto alla grandezza della pianta. No, assolutamente, però, ma manco neanche tra di loro, vedete? Allora, il discorso del fosforo è più cedibile rispetto al potassio. Ci sta sempre una questione della cedibilità. Ma le formulette matematiche in agricoltura non hanno assolutamente senso. Io vi ho detto, era un modo, però avevo anche anteposto come discorso, vi avevo detto, vi do una formuletta facile da ricordare. 1, 1,5, 2, crescendo, che poi io ne metto, la pianta ne ha bisogno di 1, 0,5, 2, difficile da ricordare. Se io do più fosforo non ho perso niente, perché il fosforo resta là, ok? 19% di 19,21 per fosfato costa una fesseria, quindi era un modo facile per ricordare, ok? Il nostro olivo comunque ha un volano e all'interno di questo noi andiamo a restituire quando abbiamo asportato. Ho una produzione dove ti quindi costante, è una storia. Ho la produzione quest'anno 20, l'anno prossimo 10, 15 e quindi in questo vado a mediare le situazioni. Perché non è che dici quest'anno ho prodotto tanto e gli do lo gonfio di concime. No, il nostro olivo deve avere un suo volano, deve avere una sua costante. E nel fare questo ci orienteremo verso magari la formuletta facile e esplicativa che ha detto Maurizio, 1, 1,5, 2 e ci sta comunque bene. Poi periodicamente se si ha modo si può intervenire, si può correggere, però intanto come linea massima potrebbe essere. Sapete una cosa, il difetto nostro olivicoltori è quello di fare i farmacisti per quanto riguarda la concimazione. Veramente vogliamo fare i farmacisti, come dice lui, no? Tanto ha prodotto, oggi quest'anno ha prodotto 100, allora restituisco per 100, l'anno prossimo produce 50, restituisco per 50. Cioè, ma qua non stiamo facendo la razione alimentare dei bovini, dove dobbiamo dire stiamo in fase di gravidanza, c'è la razione di gravidanza, c'è in fase di accrescimento, razione di accrescimento, e poi trascuriamo la potatura. Cioè, penso di risolvere la mia olivicoltura solo con la concimazione. Se fosse così non avremmo i terreni del comune di San Martino, gli oliveti del comune, che mi sembra, mi avete detto voi, abbandonati e che non producono niente. Perché io, se avessi quegli oliveti e ci vado a buttare il concime, quella pianta dovrebbe produrre automaticamente da sola, se il problema fosse la concimazione. Ma il problema purtroppo non è la sola concimazione. La concimazione è un tassello della produttività di una pianta. Okay. Però voglio dire, non voglio insistere sulla concimazione, perché? Non perché ci mettete in difficoltà per darvi le formulette, ma perché alla fine perdiamo di vista l'obiettivo del benessere della pianta e facciamo passare tutto come se fosse tutto legato alla concimazione. Non è assolutamente così. A San Martino abbiamo premesso, per fortuna già avete la cultura della concimazione. No, chi più, chi meno, qualcosa ci si butta sempre. E viva Dio che sia così. E ne avete trovato benefici, perché avete visto che le piante rispondono a questa concimazione. Bisogna solo mettere a punto un attimino la tecnica di concimazione, di spostare un po' verso la concimazione potassica o spostarsi verso quella tecnica che mi rende fruibile il potassio attraverso
diciamo, la sostanza organica che io posso dare o posso produrmi anche con il sovescio, volendo. Se io faccio il sovescio, ma dove sta il beneficio del sovescio? Che vado a rendere disponibile quel potassio grazie alla sostanza organica che vado a interrare. Però se poi non vado a potare la pianta, o la poto un anno sì e un anno no, io non ho fatto assolutamente niente, perché quelle sostanze che io rendo disponibili alla pianta non faccio altro che farle utilizzare per la produzione di succhioli, perché magari ho spogliato eccessivamente la pianta, non so se sono stato chiaro. Quindi tutto passa per la concimazione, ma la concimazione non è fondamentale per la gestione di un ottimo oliveto. Ok? Qui c'è sta quando ne volete, l'informazione c'è sta quando ne volete. Vedete anche come si somministrano, qui c'erano i residui della potatura, la trinciatura, la bruciatura, quello che volete. Arriviamo alla potatura, qualcosa abbiamo già detto l'altra volta, però adesso cerchiamo di essere più organici. La prima cosa che si deve fare quando devo approntarmi alla potatura è determinare o sapere come raccolgo le olive. In base a come raccolgo le olive io devo potare. Mi spiego. Se io raccolgo ancora con la scala e con rastrellini a mano, non posso non potare con la scala. Devo potare per forza con la scala, perché io poto a febbraio, ma a ottobre raccolgo. A ottobre appoggio la scala da qualche parte, la devo poter appoggiare pure a febbraio quando poto, perché altrimenti se io non mi creo le strutture, le biforcazioni dove appoggiare la scala, evidentemente alla prima volta che appoggio la scala vicino alla branca, questa si gira, vado per terra e mi faccio male. Allora devo andare a tarare la mia potatura in funzione del sistema di raccolta. Se vado a raccogliere con lo sproditore non posso potare a globo, per esempio, o non posso potare anche a vaso policolico, sì, ma non posso potare per esempio alla pugliese, perché se vado ad applicare lo scuotitore a una pianta del genere non scuoto niente, perché le vibrazioni vanno a tutt'altra parte piuttosto che verso il frutto. Ok? Quindi poto con i rastelli, raccolgo con i rastelli pneumatici, e allora devo avere delle strutture, potrebbe andare bene il sistema pugliese per certi versi, perché mi facilita diciamo, la pettinatura della chioma, però devo considerare poi le esigenze della pianta. La pianta abbiamo detto che ha bisogno di una cima, di un asse, di una freccia che giustifica e gestisce tutte le questioni ormonali e nutrizionali della pianta. Quindi la cima non è un opzionale, la cima è una necessità. Diceva, ieri è venuto il gruppo di potatori che abbiamo formato a Rocca Vivara, dice, ma la cima è una filosofia, è un modo di potare, cioè si può accettare questa filosofia come non si può accettare? No, la cima non è una filosofia, la cima è un'esigenza della pianta. Poi come vado a potare la pianta sempre con la cima? Quella diventa la filosofia, cioè io poto in un modo, tu poti in un altro, tu la porti la cima a 5 metri, di Allarino ci sono esempi, e poi magari ci possiamo anche fare una camminata la settimana prossima, andiamo a vedere con occhio, e ci sono delle cime più basse, quella diventa filosofia, cioè gestione della pianta secondo il mio piacimento. Questo per dire che non è che esiste il maestro che mi dice come si pota. No, esiste la conoscenza di una pianta e queste conoscenze applicate alla pianta mi fanno determinare una cima più o meno alta a vostra discrezione. Allora, un altro aspetto, il fatto che sulla cima resti qualche acino d'olivo, magari è un problema. È fondamentale la funzione della cima, perché è un discorso di equilibrio di fisiologia. La rama, l'albero, la branca ha necessità di qualcuno che comanda, perché il sistema pugliese deve avere tutta quell'emergenza di succhioni, ma per semplice motivo che non c'è la cima. Nel momento in cui abbiamo una cima ben definita, o quantomeno diciamo è presente la cima, vedete che sotto ci saranno pochissimi succhioni,
Quindi questo è il discorso, il tentativo che si sta facendo, diciamo, di orientare la potatura verso questo sistema poligonico all'interno del quale abbiamo più branche, ognuno con la sua capacità. Vedete, per esempio, se io penso di fare il super intensivo e devo raccogliere con la scavallatrice, non posso fare il vaso poligonico, né posso fare il monocono, né posso fare le altre forme di allevamento. Devo per forza di cosa fare una parete, dove questa parete viene scavalcata da questa macchina. Chiaro? Anche se noi questo l'abbiamo come sistema di coltivazione. Però, ecco, sappiate che se voglio fare quel sistema di allevamento, per quella macchina, la devo fare in un certo modo. Chiaro? Tenendo sempre presente le esigenze della pianta. Non possiamo pensare solo a noi stessi, perché se no, se pensiamo solo a noi stessi, avremo un futuro non piacevole. Perché la pianta poi si riprende la sua dimensione, se la prendo. Basta un anno che io ho abbandonato per qualsiasi motivo, la pianta riassume la sua forma originale. L'olivo, abbiamo detto l'altra volta, che ama tantissimo la luce, giusto? È chiaro questo come concetto? Se è vero questo, qual è la forma geometrica naturale che la pianta può assumere per utilizzare più luce possibile? La piramide. No. La piramide. Secondo la luce naturale. La sfera. La sfera è la forma geometrica che garantisce più superficie luminosa. Ok? Il abajur. Perché hanno la forma a palla? Perché mi illumina, pur avendo diciamo, due candele, lampadine, mi illumina la mia stanza proprio perché hanno questa forma atmosfera. L'olivo, se voi lo abbandonate a se stesso, non lo potate, assume la forma di palla, di sfera, di cespuglio. Per fare produzione devo pensare a un'altra forma alternativa geometrica che mi garantisce luce e nello stesso tempo superficie produttiva. La piramide, quindi i coni per ogni branca, sono diciamo, quelle forme, quella forma geometrica alternativa che mi garantisce luce alla pianta e nello stesso tempo superficie produttiva, perché io produco esternamente e anche internamente. Quindi noi ci andiamo a rivolgere verso la forma di allevamento a vaso policonico, vedete qui, quella lì, perché ho una piramide dove le olive verranno distribuite sia esternamente che internamente. Ok? Pure sotto. E quello che vedete sotto, in gergo, da oggi in poi noi la chiameremo sottana. Anche questo è un termine che vi ricordate facilmente. La sottana deve esserci inevitabilmente sulla mia pianta, perché è la produzione, è produzione. Se io elimino la sottana, spesso noi dei nostri oliveti mandiamo le pecore, ci sono qualche azienda che mandano le pecore fanno, rasano fino all'altezza proprio dove arrivano con la testa, perché brucano proprio questi rametti, soprattutto d'estate. Allora, sotto di sottana non ne abbiamo, sopra abbiamo tagliato la cima, io ho ridotto la mia produzione in uno spazio molto molto ristretto, posso produrre in modo sufficiente su quello oliveto. Quindi dobbiamo cercare di rivestire questa pianta avendo una struttura primaria, che sono le tre branche, tre o quattro, poi dipende dalla grandezza del tronco. Se io vedo quel tronco lì, così come lo vedo da questa foto, non è un tronco che può sopportare quattro branche, a malapena ne sopporta tre branche. Chiaro? Per quel discorso idraulico che vi dicevo l'altra volta. Non posso avere un tubo da un pollice e un impianto idrico dentro casa di tre quarti, perché ogni volta che apro tre rubinetti uno non tirerà fuori acqua. Quindi sono tutte cose banali, però che noi dobbiamo tenere bene in mente per gestire bene la potatura. Vedete? Potatura di riforma. Tutti quei tagli grossi che abbiamo detto che si possono fare, ma una tantum, devono avere comunque degli sfoghi, no, delle cime, perché altrimenti rischiamo di far seccare tutta la colonna, tutto il cordone. Vi ricordate l'altra volta abbiamo detto che c'erano i cordoni? Cosa erano questi cordoni? Erano i fasci vascolari che alimentano, vanno a alimentare ogni singola branca. Se io taglio una branca, secco, faccio seccare tutto il cordone.
per non farlo seccare devo rimanere vitale quella branca, lasciando un riferimento, ma un qualcosa che mi dia un po' di vita sopra. Quindi anche le potature di riforma non vanno fatte drasticamente come spesso si vedono nelle nostre zone, ma vanno fatte gradualmente. Se noi dovessimo andare a potare l'oliveto questo del comune, non posso andare là e dire adesso facciamo il monocono, dividiamo le tre branche, dividiamo la cima e tutto il resto lo buttiamo per terra. Una cosa graduale, piano piano, perché altrimenti rischiamo di perdere tutto. Ecco, perché dobbiamo potare? Perché la pianta, dobbiamo dare alla pianta quelle cose che lei vuole, pretende, perché ne ha bisogno, non perché è viziata, perché ne pretende, perché ne ha bisogno. Quindi dobbiamo dare luce, dobbiamo anche potare perché eventuali rami attaccati da rogna o da grandinata, da gelato, quello che volete, rami marci. Ecco, la potatura si fa anche per sanare un attimino quella che è la chioma della pianta. Ma soprattutto, come vi dicevamo prima all'inizio, dobbiamo cercare di rispettare questo equilibrio vegeto riproduttivo. Se non c'è l'equilibrio, la pianta l'equilibrio se lo crea da sola, a discapito di che cosa? Della produzione. Quindi se io faccio una potatura troppo drastica, la pianta si diveste. Se non poto, la pianta produrrà quell'anno, ma l'anno successivo, nel momento in cui vado a potare, la pianta non produce più, perché si deve rivestire. Quindi non è vero che l'olivo è una pianta alternante, questo lo dobbiamo sfatare, questo luogo comune. La pianta dell'olivo produce tutti gli anni, non è alternante, non produce un anno sì, un anno no. L'abbiamo fatto diventare noi alternante. Perché? Perché è arrivato a un certo punto, quando non riuscivamo più a gestire l'oliveto con le nostre forze, abbiamo deciso di potare un anno metà, un altro anno un'altra metà. E la pianta automaticamente, laddove io poto, perché se lo lascio abbandonato un anno, poi devo andare a potare, sono costretto a buttare giù tanta roba. La pianta si sentirà spoglia ed è costretta a rivestirsi, quindi non trascurerà la produzione a vantaggio della vegetazione. E quindi non produce, certo che non produce. Ma se io ogni anno vado a togliere il giusto, a mantenere un equilibrio, quella pianta produrrà tutti gli anni. Chiaro? Ma dice, ma io ho 300 piante, a me è più comodo potare 150 e lasciare il resto. Se poto però drasticamente, questo discorso non regge. Se invece io poto poco, equilibratamente, poco sempre, alla fine io le 300 piante le gestisco nello stesso tempo in cui gestisco 150 potando tantissimo. Quindi diciamo un falso problema, tutta una questione di equilibrio. Vabbè, la forma desiderata, queste cose poi ve le leggete. Vaso dicotomico, mettiamo questa diapositiva per farvi notare una cosa, la tendenza naturale della pianta dell'olivo a biforcare. Cioè la pianta dell'olivo, se viene cimata all'altezza del nodo, produce due rametti. Ad ogni cimatura biforcazione, a ogni cimatura biforcazione. Quindi vado a crearmi quella struttura, diciamo, di vaso dicotomico, e questo lo devo tener conto, per esempio, quando faccio un impianto nuovo. Se io dovessi fare un impianto oggi di allevato a monocono, dovrei chiedere al mio vivaista di non cimarmi la pianta, la futura pianta, in vivaio. Per quale motivo? Perché se vado a cimare la pianta, quella biforca per fare le impalcature, cioè i vivaisti solitamente cimano, fanno le branche e mi presentano una pianta già impalcata. Per il monocono questo è un errore gravissimo, perché io poi mi devo scegliere una cima, un asse verticale, che mi vada a costituire proprio l'asse portante del mio vaso monocono. E quindi insomma capite bene che mi devo rapportare col vivaista proprio per evitare la cimatura. Ma la cimatura spesso non la fa il vivaista, la fa l'insetto, un insetto particolare che è la margaronia o piraglide, che si va a mangiare le parti più tenere del mio apice vegetativo e quindi mi induce la biforcazione. E quindi il vivaista deve stare attento a fare i giusti trattamenti per difendersi da questo parassita. Vedete com'è? Quindi bisogna conoscere la natura della pianta per dire che questa è una pianta che ogni volta che viene cimata tira fuori due rametti.
se io voglio fare un vaso policonico con una cima, non posso troncare la cima, perché da quel troncamento che faccio avrò una risposta, diciamo una risposta bifida di quel ramo, e non è una cosa corretta, perché poi l'anno prossimo dovrò comunque scegliere tra i due rametti o uno. Quindi meglio non cimare, ma fare, per esempio, che ne so, se ho l'altezza, ma questo lo vediamo poi meglio in campo, se ho l'altezza due cimette, anziché la cimarla al centro, ne vado a togliere la cimetta e il rametto che va verso l'interno lasciato in una cimetta laterale. Ok? È più facile da vedere in campo che spiegarla così adesso a voce. Questo è il famoso globo che dicevamo prima, o sfera, la fuca verso l'alto. Quando noi proponiamo il vaso policonico, la prima osservazione che voi ci fate, ma quella cima dove va? Quella scappa in alto. Non è assolutamente vero, non scappa da nessuna parte. La cima scappa in alto quando non c'ha luce. Se non ha luce, scappa. Perché? Perché si deve andare a cercare la luce. Questo voi lo vedete soprattutto quando avete ombra ai margini del vostro rivedere, se c'è una fila di borgo, di piante di querce per esempio, o c'è un bosco, o c'è qualche altra cosa che limita l'ingresso di luce, voi vedete che questa pianta scappa in alto. Ma è una cosa normale, cioè è talmente normale perché la pianta ha bisogno di luce, se la va a prendere dove sta. Se voi andate a Roma, nella zona del Gianicolo, ci sono quelle piante, adesso non mi ricordo che piante sono, voi vedete che arrivano all'estremità dei palazzi, sono qualcosa di straordinario. Quello è l'esempio classico della ricerca della luce da parte di una pianta che ama la luce, ovviamente. Un po' come anche le piante di appartamento per le signore che stanno qui. Vedete che se c'è una pianta che ama la luce, voi la potete girare come volete, che quella tanto si rivolge verso la finestra o verso il balcone. E qui il dramma. È un dramma, ripeto, non filosofico. Attenzione, questo non è un dramma filosofico, è un dramma fisiologico. È un dramma fisiologico perché lì la pianta, che viene menomata dalla parte che ragiona della pianta, tenderà a ricostruirsi la cima. Quindi spende energia per fare questa cima, a discapito di tutte quelle riserve. Evidentemente i signori che si sono inventati questa forma tendono a concimare abbondantemente, a restituire alla pianta tutte quelle risorse che la pianta spende anche per, non solo per la produzione, ma anche per rifarsi quella parte vegetativa. Questa è un po' quasi una furbata, voglio pensare, da parte del potatore pugliese, che si è trovato in lavoro per ben due volte all'anno. Potatura invernale, potatura estiva, perché voi sapete che nel mese di settembre questi ritornano per togliere tutti i succhioni, no? Per far entrare le luci, per far maturare bene i frutti, eccetera, eccetera. È un po' come quel muratore che andava a aggiustare la tegola sul tetto e non si vedeva, la pianta risponde così, risponde sempre così. Questo è un vaso cespugliato, questo è un oliveto intorno al Trasimeno che negli anni 80 ha subito la gelata, quindi hanno risposto in questo modo, per fortuna non si è seccato da sotto, quindi ha cacciato i polloni, dai polloni hanno allevato 3 o 4 polloni e quindi stanti tra di loro. Non è sbagliato. Lì è sbagliato perché io non vedo la sottana, vedete come si sono sbagliati. E questo è un altro dramma, insomma. Ho portato però la vegetazione troppo in alto. Insomma, non lo so se in questi casi, quando subisco una gelata di questa entità, non so se conviene riallevare o se spiantare tutto e reimpiantare ex novo. Tutto sommato forse e spiantare e reimpiantare forse si fa prima, però poi quando uno magari in primavera comincia a vedere questi ricacci ti piange il cuore a prendere lo scavatore e tirare fuori tutto. Vabbè, queste sono forme obbligate, sembra spalliera, Y,
però vedete anche nella forma Y comunque c'è la C. Dice, ma quella è alta, non me ne frega, lasciatemi passare il termine, non me ne frega, perché se va in alto io la posso anche contenere e portare una più in basso, ma pure se io ho un minimo di produzione su quella cima, anche se non la raccolgo, io non perdo niente, però ho dato la pianta a quello che lei vuole, cioè lei la pianta vuole qualcuno che per ogni branca comanda e dice quello che si deve fare. Nel momento in cui non ce l'ho, la pianta se lo ricostruisce. Allora, no, o sta a 3 metri, o sta a 4 metri, o sta a 5 metri, poco importa. Questa è filosofia, cioè è una scelta che voi potete fare, però ci deve stare. È un'esigenza e ci deve stare. Vedete quello che succede? Se lì, qui è probabilmente c'è stata qualche rottura, la pianta ha risposto emettendo dei succhioni e ha concentrato tutta la sua attenzione su quella zona, diciamo, danneggiata, in modo tale da farla arrivare come altezza a pari delle altre cime. Guardate là, ho tolto l'intera branca, si sarà rotto per il vento, per la neve, non lo so, ma la pianta ha trascurato un pochino l'altra parte della pianta, catalizzando tutta la sua attenzione per fare dei succhioni che hanno sviluppato in modo straordinario proprio per raggiungere. Questi non sono disegni, questa è realtà. Sono disegni, però sono realtà. Cioè voi lo vedete in campo, se rompete una branca, alla fine lì c'è un'esplosione di succhioni perché c'è un'attenzione da parte della pianta rivolta verso quella ferita e la deve giustificare attraverso la produzione di succhioni che poi vanno a compensare tutto il resto. Ecco, vedete la potatura di riforma partendo da una biforcazione, da una forma dicotomica, io posso poi con la potatura di riforma, ma è graduale, queste sono tre diapositive per dire che forse in 3-4 anni posso arrivare a una situazione definitiva. Sottana, branche primarie, prima di sottane cominciamo a pensare alle branche primarie, cime sotto branche e poi sottana a completamento. Ecco, vabbè, questo è un vaso policonico semplificato, è per dire come le piramidi, no? Le tre piramidi sulla stessa pianta, per sviluppare meglio la luce e la produzione. Tutto questo si fa da terra, tutto questo va gestito da terra. Guai, qua non posso usare la scala, perché la struttura del vaso policonico è leggera in cima e man mano che vado verso il basso diventa una struttura più importante, più grossa. Quindi io sopra non posso appoggiare la scala perché non mi regge niente, no, quindi non è pensabile usare la scala. Tra l'altro poi la scala, abbiamo detto, ruba tempo ed è pericolosa per la nostra incolumità. Questo è un po' quello che vuol dire tu, Nico. Questo è il riferimento che dovete avere nel momento in cui andate a votare. L'unico riferimento. Tutto quanto ci ascoltiamo, questa è la struttura produttiva. Abbiamo la nostra branchetta, abbiamo un'area vegetativa, la costa sopra, una zona prevalente attività vegetativa, una zona prevalente attività produttiva, una zona esaurita. Cosa succede? Dove tagliamo? Tagliamo sicuramente la zona esaurita, come pure la zona A, vegetativa. Esclusivamente vegetativa. Perché quella fase, quella parte, vedete qua, si vede si evidenzia i tagli, quella parte posta su una parte orizzontale ha generato dei succhioni e come tale molto vigorosi e tendono ad andare verso là, però a noi non serve e quindi noi quelli sono tagli che andremo a fare sicuramente, come pure il taglio di questa parte che abbiamo già sfruttato. Cosa ci resta? Ci resta la parte dove fidiamo di fare produzione e la parte che è destinata a rinnovare. Avete una sorta di vuota che continua a girare. Questa stessa struttura che voi vedete la ritroviamo dappertutto. Quale che sia la forma di allevamento che noi decidiamo di adottare, questa è la struttura di riferimento. Discorso alla ruota che dice Nicola, per dire che successivamente, seguite la freccetta bianca, quando questo ramo ha prodotto e diventa esaurito come è diventato esaurito questo, io lo vado a tagliare qua. Nel frattempo questa palmetta si è sviluppata e mi va a sostituire quella che io ho tagliato. Quindi diventa veramente un circolo vizioso dove non c'è questo allungamento all'infinito.
perché nei nostri oliveti purtroppo questo abbiamo riscontrato, noi abbiamo tolto sempre davanti, abbiamo sempre allungato le branche e abbiamo un legno che dal tronco parte, si spinge verso l'esterno, non fruttivo, ma è per un percorso lungo, tortuoso spesso, che deve portare la nostra linfa alle foglie. Quando io invece lo posso avere in prossimità del tronco. Cosa succede allora? Torniamo a questa struttura, allora, questa è l'unità elementare del nostro olivo, cioè quella intorno a questa struttura gira la nostra produzione. Allora, se noi abbiamo a che fare con le potature, con i pugliesi, sapremo che questa parte qua la faremo allungare moltissimo, cioè non durerà 2-3 anni, ma durerà 5-6 anni, a dire poco. E in questo andremo a misurare quella che è il nostro. L'attività che noi abbiamo svolto, quanto concime abbiamo dato, quanto equilibrio c'è nella nostra mano. Cambia il discorso nel momento in cui inseriamo questa struttura sul monocorno. Non ci sta bene che questa situazione sia molto pendente, perché nel momento in cui io do l'impulso al tronco, l'impulso deve arrivare all'oliva. Se questa è lunga, questa situazione qua, capite bene che viene attenuata, l'oliva non cadrà mai. Monocorno. Se parliamo del discorso della nostra del raccolto con la scala, dobbiamo avere l'appoggio sopra e a destra e a sinistra queste strutture. Facciamo il discorso della nostra raccolta pneumatica, ci può stare pure che questa allunga un po' di più, però nel momento in cui si allunga dovevo prendere in considerazione pure che non devo generare altre branchette al di sotto, che questa struttura lungo un asse, che riveste un asse, ma genera ombra sotto, quindi man mano che scendo queste strutture si fanno più importanti, quella sopra sarà leggera e quindi diciamo la faremo piccola o raccorciata sicuramente, quella sotto mi sta bene che si allarghi e chiaramente poi questa qua ci va a andare da sotto, ci fa il discorso della soltanto e quindi è su quelle aree che noi abbiamo la nostra protezione. Chiaramente questo è un disegno che fa bene la situazione, però è importante che nel momento in cui abbiamo una pianta queste situazioni si una piccola cosa molto facile. Giusto a integrazione di quello che dice Nicola, questa zona molto vegetativa che qui graficamente è stato tolto tutto, noi tendiamo a dirvi di non togliere tutto, perché dovremmo togliere solo quelli più vigorosi, lasciare qualche sfiatatoio, passateci il termine, per evitare che quando vado a fare questi tagli qua la pianta non risponda emettendo altri suggerimenti. Se io vado a lasciare un ramettino piccolo, sottile, fesso, per usare il termine, un ramo che non dà problemi di sorta, quello mi fa rassiato e non mi fa uscire gli altri suggerimenti. Deve nascere il monocono dal vivaio. Se è vaso policonico, deve nascere vaso dal vivaio. Posso prendermi una pianta ramificata, altrimenti devo prendermi una pianta non cimata in vivaio. Attenzione nel monocono, ma anche nel vaso policonico, ai rami opposti. Vedete? Non ci devono stare rami opposti. Laddove c'è un ramo opposto, l'asse centrale viene mortificato, guardate il diametro dell'asse centrale rispetto a una branca laterale è la metà, addirittura un succhione nato sul ramo laterale comincia a diventare competitivo rispetto all'asse centrale. Quindi se io ho una posizione ho l'asse centrale che viene mortificato, quindi non devo mai avere l'opposizione delle branche, ma sempre sfalsato, lunga magari un'elica. Vabbè, questa è la potatura del monocono, come diceva Nicola, mantenere le branche strette, orizzontali per la distribuzione delle vibrazioni. Ad ogni cambio di direzione le vibrazioni perdono, le vibrazioni seguono la retta. Se io ho un cambio di direzione ho una perdita di vibrazione. Vedete, questo è un vaso policonico su una pianta anche penso di 35-40 anni, vedete? Però c'è il palco basso, il nostro no, il nostro sarà tutto attraverso. La stessa cosa. Si può, ve lo dimostro se venite a vedere il campo, che è possibile farlo anche su una pianta secolare. In questo modo, come per appendere un lanciago o avsazzo, dicevo nell'arena. Bene.
non facilito la cicatrizzazione perché la ferita è troppo lontana dal cerchio, quindi lì la cicatrizzazione non avviene, ma addirittura si potrebbe avere un moncone secco. Se invece vado a fare questo taglio qui sotto, io ho intaccato il cercine, l'ho portato via, quindi ho tolto delle cellule sistematiche. Mentre cicatrizzerà più sotto, qui sopra non cicatrizzerà, quindi sarà, diciamo, un taglio anche questo non corretto. Anche questo non è corretto, questo non dà come corretto, però è sbagliato, perché dovrebbe essere ancora più corto, così. È più parallelo. È più a scuola acqua. Perché altrimenti se si, quando facciamo i tagli, questo dello scuola acqua, mio nonno ci aveva proprio a cuore, perché dice se tu fai di piano, si ferma l'acqua, comincia a marcire e poi non lo fermi più. Quindi. Però quasi tutti non sapevamo che bisognava salvaguardare il cerchio. Il cerchio. Almeno lì. Sì, però adesso lo sapete. E si vede facilmente, soprattutto negli impianti giovani, negli oliveti giovani, il cerchio si vede molto. Vedete, questa è una pianta fortemente squilibrata, potrebbe stare anche potata bene, non entriamo nel merito se è potata bene o potata male, ma è squilibrata perché io vedo a terra tantissime foglie e non vedo sopra una tanta vegetazione. Come risponderà secondo voi questa pianta? Rivestendo. E se si riveste può pensare alla produzione? Assolutamente. Vedete, questa è una di quelle piante nostre secolari, impalcatura alta, anche questa potata, vedete per terra quanti rami, si vede poco, però guardate sopra, la struttura comunque è coperta, c'è vegetazione. Questa è una pianta che produrrà anche nelle sue difficoltà, vedete, c'è marciume del tronco qui in questa zona, è stata un po' tolta, sì, ma adesso non lo toglie più nessuno. Tanto è vero che ci eravamo inventati il piro, la pirosnubatura, cioè metterci il fuoco e poi bagnare subito per non fare. Però insomma bisognerebbe tornare indietro con la manualità, con la piccozza, ma quanto ci costa? È chiaro che quello è un marciume molle che tende a diffondersi, che andrebbe eliminato veramente, però alla fine quando si romperà prendono lo scavatore e cambiano e mettono a casa. Spennellate di bianco, di calce o di ferro, fanno bene la pianta o non fanno bene? Secondo noi, penso che di cosa si possa associare, è solo una questione decorativa, cioè la gente si diverte a fare di tutto di più, pensando chissà quali benefici io posso dare a quella pianta. È ferro, è solfato di ferro. E quello è bianco e calce. Quello è calce, ma già la calce può avere qualche anche un'azione, soprattutto nelle zone molto calde, no, si dà in Sicilia, soprattutto in Sicilia, perché mi aiuta a proteggere la pianta dai raggi ultravioletti. Però insomma, guardate qui anche per terra, hanno colorato anche il terreno per la quantità che hanno buttato. Questo è stoffato ferroso tipo neve che hanno usato. Questi interventi hanno senso, cioè potrebbero essere giustificati come un intervento disinfettante ma genetico. Se è una problematica devi intervenire, in quel contesto non ha senso. Per fare quello al sistema uno deve prima raschiare prima tutta la corteccia, dopo che ci va a fare quell'intervento. Non lo so quanti non se lo vedono più. Che senso ha? Sulla corteccia vecchia proprio. Poi se non hai pensa di risolvere per esempio il problema della clorosi ferrina, tanto questo qua, però questo è ferro solubile in acqua, forma di solfato, però ormai ci sono gli altri prodotti che sono chelati, quindi sono facilmente assorbibili dalla pianta. Sono sulle foglie, no? Servono sulle foglie, però lì fanno tutto foglie e troppe. Facci vedere un movimento potato verde. Allora, potato l'avete visto, qualche diapositiva l'avete vista. Conclusione, per dire che poi siamo in grado di proporci in campo. Con questa diapositiva noi vi abbiamo dato tutto quello che conoscevamo su questa pianta e che contribuisce insomma a saperla gestire più o meno bene. Poi lo vediamo anche praticamente in campo. Potare sempre, tagliare poco e operare da terra. Penso che faccia sintesi di tutte quelle chiacchiere che abbiamo detto stasera e l'altra sera. Se possibile meccanizzare la raccolta e la potatura.
con sistemi compatibili. Noi non siamo contro il sistema di superintensivo, siamo contro una filosofia della nuova olivicoltura, di quella filosofia che è globalizzata, che fa dell'olio l'olio Coca-Cola. Noi siamo per un olio che rappresenta un territorio, perché il territorio senza olio non è niente, e l'olio senza territorio è olio Coca-Cola. Punto. Quindi insomma, lo sappiano i tecnici, altri tecnici, lo sappia la regione, lo sappiano i nostri amministratori. Noi vogliamo svilupparci insieme al territorio. Se sviluppiamo insieme col territorio, probabilmente questa terra ha un futuro, probabilmente i nostri figli avranno un futuro anche su questa terra. Se no, ci salutiamo e si vanno a trovare risorse altrove, in Inghilterra, in America, in Australia, in Canada.